Buongiorno, questa mattina alle 8:30 si svolgono due eventi concomitanti nel palazzo delle bicamerali di San Macuto, uno dei quali interessa molti di voi, ma si tratta pur sempre di una minoranza. I fatti dimostrano che almeno ex ante era una minoranza, e un altro interessa un gruppo forse ancora più ristretto di voi. Fatto sta che io devo essere in uno e non posso essere in un altro. Il primo evento, quello che interessa una minoranza di italiani, a giudicare dai risultati oggettivi delle campagne condotte nel 2021-2022, è l'ufficio di presidenza della commissione d'inchiesta sul Covid, quella che per simmetria con la commissione lì contro l'odio, quella che chiamavo commissione amore, potremmo chiamare la commissione morte, diciamo così. Avremmo in qualche modo ricostruito a cavallo di due legislature un binomio che pervade tutta la letteratura occidentale. L'ufficio di presidenza, come credo sappiate, è per una commissione l'equivalente della conferenza dei capigruppo per l'aula, vale a dire è l'organo collegiale ristretto che ha una rappresentanza dei vari gruppi, una rappresentanza quindi che significa? Significa che partecipano il presidente, i vicepresidenti, i segretari, quindi fino a qui siamo a 5, e poi partecipano i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari rappresentati nella commissione, quindi c'è un deputato o senatore nel caso di bicamerale di Fratelli d'Italia, un deputato o senatore della Lega, un deputato o senatore di Forza Italia e via così. Quest'organo collegiale ha lo scopo, ha il compito di programmare i lavori. Allora, all'inizio dei lavori di una commissione di inchiesta, suppongo che si debbano decidere alcune cose dalle più banali, tipo in quale orario convocarsi, entro quando, diciamo, se mettere un termine ed entro quanto diciamo così, proporre degli esperti della commissione da nominare. Io ad esempio nella mia commissione, che è una commissione non di inchiesta ma di controllo, non ho messo un termine, nel senso che ho lasciato aperto aperta la possibilità ai gruppi di esprimere la possibilità di nominare esperti di loro fiducia. Peraltro sono incarichi che non prevedono un compenso se non un eventuale rimborso spese, quindi non vi è un particolare, diciamo così, una particolare esigenza programmatoria nel mettere un termine entro il quale esprimere queste candidature, neanche dal punto di vista del budget, diciamo, delle commissioni bicamerali. Poi naturalmente si decidono, e la cosa più importante, le audizioni, quindi non solo gli orari, ma anche chi audire. Per noi appunto si esprimerà il nostro capogruppo in commissione, che è l'onorevole Loizzo. Ovviamente abbiamo fatto l'ennesima chat, la chat di quella commissione, abbiamo le nostre in cui condividiamo, ma il punto è che lì io non ci posso essere, perché devo essere invece nella mia commissione, che riguarda anche quella una nicchia di persone. Oggi audiamo la cassa previdenziale dei geometri, la audiamo sulle sue politiche di investimento e naturalmente, siccome è uscito il bilancio del 2023, la audiamo anche su, insomma, potremmo anche interpellarla su alcune caratteristiche di questo bilancio. Il punto è che a
me avrebbe anche fatto così piacere partecipare più attivamente ai lavori della Commissione Covid, senza nulla togliere ovviamente alla collega Loizzo, che ci rappresenterà degnamente, che è una persona che condivide ex ante, ex post, ha esperienza di commissione sanità, si chiama sanità affari sociali, insomma, quella che tratta i temi della sanità. Però vedete che in un contesto in cui, diciamo così, un parlamentare standard, diciamo, ha più incarichi di un feudatario rinascimentale, perché io sono vice capogruppo del mio gruppo in aula, quindi mi è capitato anche un paio di volte di dover sostituire il capo Molinari alla conferenza dei capigruppo, pur non essendo io il vice capogruppo vicario, che è l'onorevole Iezzi. Poi sono presidente della bicamerale antigestori, poi sono vicepresidente della commissione finanze. Mi è capitato, ed è comunque, lo faccio con piacere, di dover presiedere la commissione finanze perché magari l'onorevole Osnato, che è il presidente, aveva avuto un problema con un aereo o aveva un evento istituzionale importante altrove, quindi anche lì altri impegni. Poi sono membro della Commissione Politiche Europee, che è una commissione che anche quella meriterebbe tanta attenzione, perché è un ottimo osservatorio, una commissione filtro dove tu vedi comunque tutto quello che viene dalla Unione Europea. Sarebbe in realtà una commissione molto semplice da gestire, basterebbe votare no a tutto e staremmo meglio, però insomma ancora i tempi non sono maturi per avere un approccio così razionale e pragmatico, quindi anche lì dovresti estenuarti in compromessi, ricerche nella decifrazione di quel linguaggio che io purtroppo non riesco a decifrare, non per incapacità diciamo intellettuale, ma per incapacità immunologica, cioè a me viene l'allergia quando ascolto questo linguaggio, quando leggo e anche quando lo ascolto, questo linguaggio liturgico così vuoto dell'europeese, mi dà un fastidio viscerale, proprio tipo il fumo dell'Aikos, cioè qualche cosa che proprio non riesco a resistere. Però insomma, ecco, sarei anche lì. E poi naturalmente la commissione Covid, vi ricordate che insomma in un'intervista rilasciata a Radio ho detto quali sono i due temi che secondo me sono di indagine, che secondo me sono interessanti. Cioè il primo è in quella commissione, a mio avviso, è indispensabile una ricostruzione puntigliosa della cronologia degli eventi, inclusa la cronologia della come dire, diffusione dei vari risultati scientifici, perché noi abbiamo assistito al fatto che alcune decisioni venivano motivate sulla base di risultati o di presupposti scientifici, ma chi seguiva, come noi seguivamo all'epoca, le cose sapeva che quei presupposti in realtà erano già stati sconfessati dalla scienza, inclusa la scienza ufficiale. Quindi c'è tanto il discorso, Montagnier sì è un Nobel, però poverino è vecchio e si è un pochino rimbambito. Quel discorso lì che veniva utilizzato all'epoca, cioè lo screditamento personale di chi esprimeva una visione critica, cosa che avevamo visto anche nel caso del dibattito sull'euro, non, diciamo, secondo me non è resistente rispetto ad un'analisi accurata dei fatti, e quindi chi ha preso decisioni sulla base di certi presupposti ovviamente poi dovrebbe essere chiamato a rispondere. Dopodiché c'è un altro aspetto, che in realtà altri due, di cui mi sono interessato. Voi ricorderete che avevo portato già nell'aprile del 2021 in Senato i medici che avevano elaborato un protocollo di diciamo terapia domiciliare un pochino meno rudimentale
di quello che era stato poi propagandato nei termini di paracetamolo e vigile attesa. Insomma, sostanzialmente l'efficacia degli antinfiammatori, per esempio, era sufficientemente provata, dimostrata. Vi ricordo che c'era stato un medico italiano che aveva addirittura guadagnato la copertina di una prestigiosissima rivista inglese, segnatamente internazionale, per i successi che aveva ottenuto trattando i pazienti a casa. Si era ancora in un'epoca, diciamo, lì quello è un tema che secondo me andrebbe un po' ripreso, anche lì capire qual è stata l'evoluzione del protocollo, perché il protocollo si è evoluto, che cosa sapeva il comitato tecnico-scientifico. Insomma, noi non dobbiamo nasconderci il fatto che gli interessi economici dietro la gestione di una roba simile erano talmente rilevanti che qualche potenziale problema di cattura del regolatore potrebbe anche esserci stato. Non lo affermiamo, ma non lo neghiamo. Dopodiché, un'altra cosa che mi ha particolarmente affascinato è stato il negazionismo, perché c'è stato un negazionismo, il negazionismo degli effetti avversi, cioè con grande pervicacia negato che potessero esserci potenziali effetti avversi connessi alla somministrazione di un certo tipo di terapia, quella vaccinale. Ora, questa cosa non ha nessun senso comune. Io all'epoca feci anche un'interrogazione in aula al ministro Speranza, che rispose, a mio avviso, in modo insoddisfacente, e lì anche c'è da approfondire, perché molti di noi che siamo comunque una minoranza, perché voglio ricordarvi che la maggioranza su questo tema la pensa in modo drammatico, ma la sinistra tutela le minoranze, bene, noi ci tuteliamo da soli. Molti di noi hanno avuto nella cerchia delle proprie frequentazioni ristrette, hanno assistito nella cerchia delle loro frequentazioni ristrette a fenomeni, diciamo così, difficilmente spiegabili e spesso molto, molto, molto dolorosi. Quindi, diciamo, lì il lavoro da fare c'è, ecco, però va fatto insieme agli altri quattro lavori, quindi capite che bisogna un po' sapere o immaginare quello che si vuole. Io credo che molti non immaginassero, e sono certo che molti non immaginino, quanto in un futuro prossimo sentiranno, avvertiranno l'utilità di avere un Parlamento forte, diciamo. Ancora non si è capito, diciamo, a che cosa serve. Diciamo così, questo forse a destra è anche scusabile, magari a sinistra, e soprattutto in quella terra di mezzo ideologica che è il grillismo, è un pochino meno scusabile, perché come la Costituzione più bella del mondo, la Costituzione del 48, poi non riusciamo a risalire fino al 39, che è quello che spiega perché nel 48 la Costituzione prende quella forma lì. Insomma, c'è qualcosa di profondamente ipocrita sempre nel discorso progressista, anche per quel che riguarda i rapporti con la legge fondamentale dello Stato. Questo mi rimanda peraltro a un altro tema che in questi giorni vediamo riapparire, insomma, e anche questo è un déjà vu. Cioè, io purtroppo, allora, non ho mai aspirato alla originalità, d'accordo? Quando sono entrato nel dibattito sull'euro, vi ho detto che le tesi che esponevo non erano tesi mie, erano tesi attestate dalla letteratura scientifica.
Non credo che nel terzo millennio si possa essere particolarmente originali. Di converso, però, non credo che i déjà vu siano utili se non vengono inquadrati come tali. E tante cose che vediamo nel dibattito sulla gestione della pandemia sono dei déjà vu, perché abbiamo avuto anche nel dibattito sull'euro, pensavano di risolvere problemi di politica monetaria o più in generale problemi politici a botte di ricorsi alla Corte Internazionale dei diritti dell'uomo di Vanzimo a modo suo, diciamo così, se lo consideravi un parody account, che era Marco Mori, dai toni sempre molto accesi, no? Non so se vi ricordate, che era non a caso un avvocato, se non ricordo male. E purtroppo non era un parody account, cioè faceva sul serio. E quindi dopo sotto questo noi sappiamo anche che cosa c'è, sotto certe, perché poi noi abbiamo visto la storia, i percorsi che legati a certi atteggiamenti erano percorsi di ricerca di uno sbocco politico, cioè paradossalmente chi proponeva la strada giudiziaria per risolvere un problema politico lo faceva per acquisire quella visibilità che gli avrebbe consentito, secondo lui, di avere uno sbocco in politica. Peccato che chi fa politica è meno fesso di così e non si carica uno che cerca visibilità con toni che possono in realtà screditare un intero progetto, e questo è un aspetto. Quindi generalmente questo tipo di strategia di ricerca di visibilità per avere la candidatura urta contro il muro, che è un muro di cui il grillino, diciamo, non sospetta l'esistenza, cioè che la politica è un pochino meglio di come il grillino la racconta a se stesso. Ecco, questo poi è un punto di caduta fondamentale. Ma poi c'è anche un altro aspetto. Insomma, noi ormai, permettetemi di legare due temi dell'attualità. Allora, noi, distinguendo sempre fra magistratura come istituzione e magistrati come individui, cioè distinguendo, se volete usare una metafora abusata, fra il cesto e le mele, d'accordo? Cioè il cesto, poverino, diciamo così, svolge la sua funzione. Se devi trasportare o comunque conservare delle mele, il cesto ci deve essere, non è concepibile, cioè che cosa nessuno pensi, credo che sia inconcepibile un mondo senza, non dico la magistratura, ma anche senza più magistrature, perché è opportuno che abbiano delle specializzazioni. Poi c'è tutto un tema costituzionale su quanto diciamo, le magistrature, diciamo, speciali abbiano o non abbiano fondamento. C'è un grosso tema sulla magistratura tributaria, ad esempio. Vabbè, ma non entro in questo, però il cesto serve. Poi le mele ovviamente servono, e poi ovviamente magari qualcuna è stata toccata da un chicco di grandine o dal PD e marcisce. E vabbè, però diciamo, può dire che il cesto è inutile o che tutte le mele sono marce. Questo deve essere sempre chiaro. Dopodiché, però, quello che noi vediamo è che oggettivamente, e immagino che a molti magistrati questo dia fastidio, la visione che abbiamo, quella che emerge da certe chat, quella che emerge dall'indagine sui dossieraggi della magistratura, la parte visibile, la punta dell'iceberg, purtroppo, perché questo scredita il cesto, scredita l'istituzione, è molto esposta politicamente a sinistra. Ora, con questo, cosa voglio dire? Voglio dire che prendendo questo dato al suo valore nominale, è veramente ridicolo pensare di poter combattere delle battaglie di libertà o, fra virgolette, di destra, diciamo, perché quella per la libertà di scelta sul proprio corpo, che una volta era tipicamente una battaglia di sinistra, è diventata una battaglia di destra. È difficile, diciamo così, è veramente un po' naif, per usare un termine gentile, ecco, che magari quelli cui è rivolto non capiranno, anche se si dice naif anche in tedesco, ma insomma. È veramente un po' naif pensare di combattere, diciamo così, banalizzo, una battaglia di destra a colpi di esposti che vanno a una magistratura di sinistra che li archivia. Cioè, ma come si fa a pensare che i problemi si risolvano così? Quand'anche esistesse un ipotetico appiglio
nell'ordinamento giuridico, quando anche esistesse, quando anche la Convenzione internazionale di Guadalajara sui diritti del cerbiatto albino fosse così, avesse questa rilevanza determinante tale per cui ho fatto l'esposto definitivo, non potrà, quelli via, non archiviano, punto, basta, cioè, non potete, allora, qui diciamo così, si rasenta, a me duole dirlo perché magari non è così, ma l'apparenza anche in questo caso, esattamente come l'apparenza è che tutta la magistratura sia di sinistra, ma non lo è, e qui però, qui si rasenta la circonvenzione di incapace da parte di chi propone soluzioni di questo tipo, questo va un pochino detto perché, perché poi dopo quello che vediamo sui social, che a noi sembrano una finestra rappresentativa della società, ma non lo sono, ecco, cioè distinguiamo sempre fra apparenza e realtà, noi pensiamo di essere la maggioranza, ma non lo siamo, noi pensiamo che quello che vediamo sui social sia la società, ma non lo è, noi pensiamo che la magistratura, così come emerge dalla rappresentazione che implicitamente ne danno certi giornali, che ci parlano di un dossieraggio che c'è stato ai danni della Lega, sia tutta la magistratura, ma non lo è. Ecco, noi pensiamo, qualcuno forse pensa anche che certi giuristi, in alcuni casi anche esercenti la professione di avvocato, quindi giuristi professionisti, siano dei paladini, diciamo, delle nostre battaglie, ma oggettivamente non lo sono, perché scelgono uno strumento metodologicamente sbagliato e non si sa se preferire l'ipotesi in cui essi ne hanno consapevolezza o quella in cui essi non ne hanno consapevolezza. Forse sarebbe meglio pensare che siano ingenui, perché altrimenti dovremmo pensare quello che, appunto, ripercorrendo all'indietro il discorso, abbiamo visto per esempio appunto nella battaglia culturale sul significato dell'Unione Europea, cioè che alcune persone seguivano la strada della denuncia, del discorso, eccetera, eccetera, solo per avere la visibilità. Dopodiché sì, certo, ho detto, per carità, sarebbe molto bello, fra l'altro qual è poi il punto che a me infastidisce particolarmente di questo approccio? Ma il punto è che nel momento in cui tu ti rivolgi alla magistratura così, diciamo estemporaneamente, velleitariamente, determini svariati danni sistemici, di cui il primo è che ricordiamo sempre che la maggior parte dei magistrati sono persone che svolgono un lavoro prezioso per la società e gli fai perdere tempo con delle stronzate, e questo secondo me non è mai buono. Ma il secondo è che, siccome c'è effettivamente una minoranza di magistrati che ritiene di voler avvocare a sé il diritto di indirizzo politico che spetta fondamentalmente al Parlamento, insomma, questo è palese, insomma, c'è un processo in corso che può essere letto anche in questa chiave, l'avvocato Lasagna o l'avvocatessa von der Blücher che procedono a colpi di esposti definitivi e di appelli alla Convenzione internazionale di Casa Canditella, di fatto legittimano l'aspirazione illegittima, laddove essa effettivamente vi sia, della magistratura a voler esprimere una funzione di indirizzo politico in via principale o in via surrogata. È perché, diciamo, se glielo chiediamo noi di prendere decisioni politiche, amici, cioè, forse non abbiamo capito qual è il problema in questo momento in questo paese. Non è una cosa intelligente chiedere a un ordine dello Stato di esondare, esattamente peraltro come quando, e qui mi avvio a concludere perché
Devo andare esattamente, peraltro, come quando alcuni di voi, e torniamo all'inizio di questa diretta in cui vi parlavo dell'ufficio di presidenza della commissione Covid, ci chiedono di trasformare un organo parlamentare in una sorta di tribunale del popolo. Cioè, io non sono un magistrato e un magistrato non è un parlamentare. Ovviamente all'interno di ognuno dei due cesti, quello dei magistrati e quello dei parlamentari, ci sta qualcuno che pensa di essere membro dell'altro cesto, o di volerlo essere, o di voler svolgere le funzioni, ma sono appunto i membri bacati, quelli sani, praticano quella che poi è la mia filosofia di vita, l'appostismo, stanno al posto loro e fanno e svolgono i compiti loro. Ed è sempre un errore in un contesto in cui la tentazione di svolgere compiti altrui, di surrogarsi ad altri ordini dello Stato, comunque esiste, perché comunque ognuno di noi percepisce delle inefficienze, delle lentezze nel modus operandi dell'ordine giudiziario o del potere legislativo. Ed è sempre un errore, incentivare, incitare, quelli bacati a fare la cosa sbagliata. Ecco, quindi. Cioè, lo dico proprio con grande rispetto e presumendo la buona fede, perché da quel poco di diritto che ho studiato, insomma, la buona fede si presume, no? Per favore, piantiamola, di percorrere la strada sbagliata. La strada sbagliata non porta mai nel posto giusto, e questo peraltro è anche la grande lezione del dibattito sull'euro. La strada sbagliata, cioè unire prima la moneta per unire poi la politica, non ha portato nel posto giusto, mi sembra abbastanza evidente, altrimenti perché la sinistra raglierebbe di pericolo fascismo? Ecco, allora cerchiamo di avere una visione un po', come dire, di fare quei famosi collegamenti, no? Oggi a scuola non c'è più un libro senza figure, ma devi fare i collegamenti. Ho studiato su libri senza figure e i collegamenti li so fare, d'accordo? Fatevi anche voi le vostre cazzo di mappe concettuali, riascoltatevi quello che vi ho detto e aiutatemi a portare il buon senso in questo paese, partendo dalla nostra famiglia, dai nostri amici, con calma, con semplicità. Buongiorno.